Allora, prima di iniziare, come sempre, voglio mostrarvi tre magliette che trovate sul sito di t-shirt www.pumpling.com, con cui collaboro da ormai 3 anni. E in descrizione sotto troverete il link per acquistarle. Se volete avere quel 15% di sconto, potete utilizzare in fase di acquisto il mio codice sconto VLASZLO. E in questi giorni ci sono anche i super sales su Pumpling, e quindi al 15% il mio codice sconto potete aggiungere il 15% di questa promozione, ottenendo un 30% di sconto non solo sulle magliette che vi ho appena mostrato, ma anche su tutti i prodotti che trovate in generale sul sito. Ormai lo sapete, ci sono magliette, felpe, scarpe, zaini, sciarpe, poster, caramelle, insomma di tutto e di più. Se la cosa vi interessa, sapete cosa fare. Ma ora, bando alle ciance, iniziamo subito la sessione di oggi. Sigla! Spalle ci sono ancora i poster stropicciati come soluzione temporanea, perché ho registrato questa recensione prima di essere andato ad acquistare la lampadina che mi consentirà di utilizzare come si deve il blue screen, e voglio parlare del film che più attendevo in quest'ultimo periodo. Voglio ringraziare anche Andrea Bellucci di Nerd Movie Productions che mi ha inviato l'anteprima, e a tal proposito in descrizione sotto trovate il link al sito di Nerd Movie Productions, che tratta argomenti nerd, dal cinema alle serie TV ai fumetti, che prima più ne metta, quindi dategli un'occhiata perché secondo me merita tantissimo. E trovate anche la recensione che ho scritto per il sito circa il film di cui sto per parlare. Se volete dargli una lettura, beh, a me fa solo piacere. E oggi voglio parlare del pericolo 19 per la regia di M. Night Shyamalan, ed è Glass. Allora, io volevo vedere Glass più di ogni altra cosa al mondo, perché Split, uscito un paio di anni fa e diretto sempre a Shyamalan, mi era piaciuto da morire, ed ero rimasto scioccato quando nel finale era comparso Bruce Willis nei panni di Dan, il protagonista di Unbreakable, perché questo rivelava la vera natura del film. Split non è nient'altro che il secondo capitolo della trilogia iniziata molti anni prima con Unbreakable. All'uscita di Glass, oggi, sono passati quasi 20 anni da quel film, perché Unbreakable era una pellicola a cui Shyamalan teneva particolarmente, ed erano anni che avrebbe voluto proseguire quella storia, e con Split l'aveva fatto senza però rivelarlo a nessuno. Non capisco come abbiano fatto a mantenere il segreto nell'era digitale, dove i segreti fondamentalmente non esistono, ci sono leak ovunque per quanto riguarda l'ambito cinematografico, fughe di notizie continue, rumor, insomma, sono riusciti a fare qualcosa che io pensavo fosse possibile solo fino a qualche anno fa. Quindi sono rimasto impressionato anche per questo motivo. Molti spettatori all'epoca in cui uscì Split non capirono di cosa si trattasse effettivamente, perché non avevano visto Unbreakable, che comunque non è che sia uno dei film più apprezzati di Shyamalan. Tanti ancora oggi lo considerano un pizzardone lentissimo, abbastanza inutile. Per me invece è uno dei migliori film del regista. L'ho rivisto recentemente più di una volta per prepararmi alla visione di Glass, e sinceramente penso che sia invecchiato veramente bene, diversissimo rispetto ad altri lavori del regista, ma forse anche più profondo. E quindi avevo delle aspettative non indifferenti, però so che l'aspettativa molto spesso è nemica dello spettatore. Poi, facendo anche questo lavoro, cerco sempre di non esagerare nell'aspettarmi qualcosa quando vado a vedere un film. Quindi mi sono detto, non stare a cercare il pelo nell'uovo, guardalo per quello che è e poi lo valuterai di conseguenza. Io ho apprezzato Glass, devo essere sincero, non mi è dispiaciuto, però il punto è che speravo fosse un po' più curato dal punto di vista narrativo, perché intendiamoci, è un film con giganteschi problemi di sceneggiatura. Ci sono troppe cose che non tornano e sarebbe bastato veramente poco per farle tornare. Quindi io sono riuscito ad apprezzarlo,
ma avrei voluto amarlo, non solo apprezzarlo. E purtroppo alcuni buchi logici e narrativi mi hanno impedito di innamorarmi del film. Ha al suo interno una morale che ho trovato bellissima, c'è una decostruzione dell'idea del supereroe che viene calato in un contesto più realistico e naturalmente stiamo parlando di supereroi con dei limiti. Non sono propriamente i supereroi dei fumetti e in un periodo dove i cinecomic dominano, basti pensare al successo enorme che sta avendo Aquaman, che mentre parlo ha raggiunto, se non addirittura superato, il miliardo, comunque siamo lì, in tutto il mondo si intende, è un film quindi importante perché riesce a creare un discorso su un fenomeno di massa che ora più che mai sta sortendo effetti interessanti sul grandissimo pubblico, soprattutto a livello di immaginario collettivo. Per cui io ho capito cosa volesse fare Shyamalan, ma non capisco perché abbia operato certe scelte. Dunque, Unbreakable era il film di Dan, l'uomo indistruttibile, il vigilante. Split era il film che introduceva uno dei villain di questa storia, che è Lorda, interpretata da James McAvoy, il povero Kevin Wendell Crumb, che a causa dei maltrattamenti subiti da parte della madre ha sviluppato 23-24 personalità alternative che lo hanno praticamente estromesso dalla propria mente. Quindi in Split l'idea mi è piaciuta tantissimo perché per tutto il film tu non pensi a Kevin come a una sorta di super villain. Poi, come tutti sappiamo, insomma, subentra la bestia e capiamo che ha dei poteri. Questo film porta il nome di Mr. Glass, che è per l'appunto l'uomo di vetro, che era il villain, chiamiamolo così, di Unbreakable, interpretato da Samuel Jackson. Quindi abbiamo Samuel Jackson, James McAvoy e Bruce Willis. Tutti e tre sono stati bravissimi in questo film, anche se ho notato che soprattutto per quanto riguarda James McAvoy, Shyamalan ha optato per una caratterizzazione un po' sopra le righe. Forse troppo, nel senso che in Split il personaggio è estremamente inquietante. Qui lo è molto di meno, ma perché manca il contesto di Split. In Split non sapevamo che il film fosse ambientato nell'universo Unbreakable fino al finale. Quindi lo avevamo visto come una sorta di horror psicologico, un film molto introspettivo, un film in cui questa persona, dalla psicologia devastata, che sarebbe comunque riduttivo, rapiva queste ragazze e faceva loro cose terribili in virtù di un credo mistico, il culto della bestia. Quindi lì, in quel contesto, era molto inquietante. Nel contesto più supereroistico, l'inquietudine che il personaggio esprime è di gran lunga minore. Cavolo, è stato comunque eccellente, mi è piaciuta l'idea di vedere così tanti cambi di personalità repentini giustificati dalla narrazione, però il punto è che il film ha una parte centrale che è fin troppo allungata. L'ho apprezzata perché mi ha ricordato tanto la detenzione in carcere di Rorschach nel graphic novel di Watchmen, lascio stare il film e parlo dell'opera di Moore, quindi ho capito qual era l'intento di Shyamalan. Voleva decostruire queste tre figure supereroistiche cercando di instillare nello spettatore il dubbio che i supereroi non esistano e che per l'appunto siano dei maniaci affetti per l'appunto da manie di grandezza e che non siano realmente degli eroi, che sia tutto nella loro mente. Il problema è che questo causa uno stop del film, della narrazione del film, forse eccessivo, e questo non lo avrei sofferto più di tanto se avesse portato ad un finale che fosse estremamente soddisfacente. E devo dire che da un punto di vista concettuale il finale è perfetto.
Io ho adorato il modo in cui Shyamalan ha voluto concludere questa trilogia e lo dico subito, non ci sono scene post-credits, soprattutto credo che sia una conclusione ormai certa, perché non ci sono dei presupposti per continuare la storia. Non so se abbia l'intenzione di creare altri film in cui compaiono altri supereroi, però credo che con la storia iniziata con Unbreakable Shyamalan abbia voluto chiudere proprio con questa pellicola. Il problema è come è messo in scena il tutto, come si arriva a questo finale. Ci sono delle scelte che per me sono assolutamente fuori dalla logica. Questo però non mi ha impedito lo stesso di apprezzare il film. È lo stesso discorso che ho fatto per Aquaman o per Venom o per molti film che negli ultimi mesi non mi sono piaciuti. Magari non erano film meravigliosi, ma che potevano piacere a tante persone. Io lo dico sempre, se uno vede un film, ne soppesa i difetti e li vede, ma comunque si sente coinvolto e riesce ad apprezzarlo, va benissimo, perché lì è gusto personale. Io, finito di vedere il film, ero più entusiasta di come vedete adesso, perché sinceramente ero, diciamo, contento di aver visto certe cose, di aver assistito a certi sviluppi narrativi. Poi, con il passare delle ore, ho iniziato a pensare a quello che avevo visto e a trovare dei buchi di trama non indifferenti, delle soluzioni narrative che effettivamente non avevano un gran senso, e quindi non dico che io abbia modificato la mia opinione, ma semplicemente mi sono fatto un'idea più completa del film, perché Glass non è un film che si può giudicare col leggero subito dopo la prima visione. Io credo che più visioni di questo film portino solo a scoprire ulteriori buchi, ulteriori cose che non funzionano. Quindi non è la seconda o terza visione che te lo fanno apprezzare maggiormente, anzi, forse addirittura il contrario. Credo solo che sia un film su cui bisogna riflettere prima di pronunciarsi. Almeno un paio d'ore per farlo sedimentare nel cervello. Nonostante ciò, comunque, io non posso dire di detestarlo o non posso dire che non mi sia piaciuto. Però devo mettere in guardia quelli che andranno a vederlo. Andate a guardarlo, ma non esagerate con l'aspettativa, perché comunque io sono convinto che a tanti possa piacere. Il film in America non è che abbia avuto tutte queste recensioni positive, anzi, ha una media piuttosto bassa sui principali aggregatori di recensioni, come Rotten Tomatoes, su cui è al 40%, anche Metacritic non è che sia messo meglio, però io sconsiglio di fare affidamento su questi siti, perché come sapete sono aggregatori di recensioni. Il punteggio si basa sulle recensioni che hanno un giudizio positivo o negativo, e molti dicono ma quel film è il 90%, sì, magari il 90% di recensioni che lo valutano con il 6, per intenderci, semplicemente positive, ma anche una recensione da 6 è positiva, capito? È considerata positiva. Fatevi la vostra idea andando a guardare il film in sala, perché come al solito, dopo che ho scritto che il film ha dei problemi, che non mi è dispiaciuto ma che avrei voluto apprezzarlo di più, alcuni hanno scritto ah bene, non lo vado a vedere al cinema, ma perché? Se è un film che stavate attendendo e volevate vedere, perché precludervi la possibilità magari di apprezzarlo solo perché io, che sono l'ultimo degli stronzi, ho detto che non è tutto questo granché? Dovete, secondo me, utilizzare il vostro cervello, perché ogni spettatore ha a sé, ciò che non piace a me può piacere a te e viceversa. Quindi, al netto di tutti i problemi che ci sono in Glass, ho trovato anche molti spunti positivi. Ad esempio, il personaggio di Sarah Paulson è importante perché è quello che cerca di dimostrare ai tre sedicenti supereroi o super cattivi, comunque i tre sedicenti super uomini, chiamiamoli così e non con accezione nietzscheana, non siano effettivamente chi pensano di essere. E è un personaggio che mi è piaciuto
Lei è stata brava, il problema è che l'avrei voluto vedere scritto un po' meglio di così. Nel senso che lei solleva delle obiezioni a cui secondo me ciascun personaggio può rispondere in una maniera molto semplice. Non ho visto la volontà da parte dei personaggi di dimostrare se che quello che la dottoressa stava dicendo fosse vero oppure oppure no, capito? Cioè, tutta la parte del manicomio può essere suggestiva quanto vuoi, però magari avrebbero potuto pensare a uno sviluppo un filo più logico, perché quello che accade va un po' fuori dalla logica. E io però a questo ho dato una spiegazione che è un po' flebile, cioè Split ha settato un canone un po' diverso rispetto a Unbreakable. Era un film in cui l'elemento del grottesco era parecchio presente, e effettivamente il grottesco che vira verso l'assurdo c'è anche in questo Glass. Io credo che Shyamalan volesse farne il suo tratto distintivo per quest'opera. Il problema è che siamo calati comunque in un contesto realistico, ed essendo questo un contesto realistico ci si aspetterebbe che i personaggi reagissero di conseguenza, perché anche se ci sono persone con capacità straordinarie, siamo comunque nella realtà del nostro tempo, e quindi il modo di ragionare delle persone dovrebbe essere lo stesso. Poi soprattutto stiamo parlando di personaggi che hanno dimostrato di saper fare delle cose notevoli, che siano realmente super uomini oppure no. E quindi io penso che se detieni delle persone in una struttura e sai che queste persone possono essere pericolose, dovresti avere un certo livello di sorveglianza. Qua invece sembra che siano in quattro gatti a sorvegliare i protagonisti, e io per tutto il film mi chiedevo: perché cazzo non c'è tipo la marina militare, l'esercito, un po' di gente che li tenga fermi? Sì, prendono delle misure di sicurezza, però secondo me non sono abbastanza. Però uno può dire: vabbè, li stanno sottovalutando. Secondo me neanche così la cosa si può spiegare. Comunque mi è piaciuto come hanno reintrodotto il personaggio di Mr. Glass, perché è il vero villain della vicenda, ma non è un villain puro, perché lui, se vi ricordate in Unbreakable, era ossessionato da voler dimostrare che esistono i supereroi, le persone con capacità straordinarie, e lui stesso effettivamente è una di queste persone, perché in Unbreakable facevano capire che aveva una mente effettivamente molto più evoluta della media, anche se non era stato palesato in maniera chiara, e viene spiegato di più qui. Approfondiscono maggiormente il suo personaggio. Samuel Jackson si vede che si è divertito tantissimo a riportarlo in scena, e quindi si pone la domanda: i supereroi esistono? E poi di riflesso, e se esistono, qual è il loro ruolo? Perché quello che fa Dan, interpretato da Bruce Willis, lo vediamo. Tra altre cose, il figlio, che è lo stesso attore che aveva interpretato quel personaggio in Unbreakable, e hanno inserito alcune scene riprese direttamente da quel primo film, e lì partono dei film violentissimi in cui lo vedi bambino e pensi: cazzo, ma non è cambiato in una virgola, è solo cresciuto di statura, ma fondamentalmente quello è rimasto. E quindi è un film che si collega profondamente ad Unbreakable, ma anche a Split. Quindi se vi siete chiesti in questi giorni se per vedere Glass dovete aver visto Unbreakable e Split, la risposta è assolutamente sì, dovete guardare. Tra le altre cose, Unbreakable si trova tranquillamente su Netflix, non so Split, non l'ho controllato, ma comunque si riesce a recuperare. Quello dovreste trovarlo su Chili, quindi nel caso andate a guardare su Chili. Comunque si recuperano senza problemi, ma sì, guardateli per avere un quadro più completo della situazione, perché se andate a vedere questo Glass senza aver visto né Unbreakable né Split, avete un'infarinatura all'inizio, ma capite veramente poco, anche per quanto riguarda i rapporti che legano i vari personaggi. Ad esempio, il rapporto tra Bruce Willis e il figlio è
sviluppato a partire dalle premesse di Unbreakable, perché ricordatevi che in Unbreakable era lui che insisteva affinché il padre sfruttasse queste sue capacità. E lui aveva bisogno di credere fermamente che il padre fosse effettivamente un supereroe, e di fatto in questo film Dan ha un ottimo rapporto con il figlio, però anche qui io avrei voluto che lo sviluppasse maggiormente, perché quello che ho notato è che Mr. Glass è sviluppato, anche se comunque ci mettono parecchio prima di fargli fare effettivamente qualcosa all'interno del film, arriviamo già alla seconda metà. Dan in realtà è sviluppato fino a un certo punto. Io avrei voluto sapere qualcosa in più di lui, avrei voluto sapere quale fosse il suo pensiero su tutto il suo operato, su come le persone lo considerassero, perché alla fine si sono concentrati maggiormente su Lorda. E io mi chiedo, va bene, Dan ha avuto il suo film, Lorda ha avuto il proprio con Split, mi aspettavo un maggior approfondimento di Mr. Glass, che in parte c'è, però comunque avrei voluto sapere qualcosa anche su Dan, perché sì, hanno realizzato un film su di lui, ma sono passati anni da quella situazione, e quindi quello era proprio un film di origini. Avrei voluto sapere qualcosa in più anche sulla sua evoluzione psicologica nel corso di quasi 20 anni. È questo il problema di Split: non c'è un vero amalgama per quanto riguarda la costruzione psicologica dei personaggi. Quando inizia ad accadere qualcosa di concreto, il film volge già al suo termine, e soprattutto ti promette una spettacolarizzazione che non arriva. Poi, per amor del cielo, ci sono delle scene che mi sono piaciute proprio in virtù del loro essere, tra molte virgolette, realistiche. Gli scontri che uno si aspetta sono epici, pur magari non avendo le connotazioni a livello visivo che dovrebbero renderli epici. Ma perché? Perché, e qui si torna al discorso di prima, è il periodo in cui i cinecomic ci hanno, tra virgolette, abituati bene sul fronte intrattenimento. Quando si parla di personaggi con superpoteri, noi vogliamo le botte da orbi che vediamo nei film Marvel o in alcuni film della DC o nei film della Fox come X-Men, Deadpool. Vogliamo l'azione, quella ignorante, quella becera, però realizzata bene, possibilmente. Qui invece è tutto molto diverso, anche da un punto di vista registico e fotografico. Siamo a livello del film d'autore, naturalmente, perché comunque Shyamalan, per quanto nel corso degli anni si sia perso per strada più volte, abbia realizzato delle discrete porcherie, è un regista di un certo livello. Quindi abbiamo una fotografia che in certe scene è veramente suggestiva. C'è una scena in cui ci sono queste pareti rosa con questa fotografia fredda che va da contrasto con i colori pastello, che io ho trovato sensazionale. Ma la regia di certi combattimenti per me è fenomenale, veramente è fenomenale, perché trasuda tutta la cattiveria, trasuda tutta la disperazione che hanno i personaggi coinvolti, perché ognuno di loro ha un obiettivo e ognuno di loro rischia di non riuscire a raggiungerlo, e quindi emerge la bestialità di questi personaggi, che sono spaventati, che si vedono messi in dubbio le capacità che sono sempre stati convinti di avere. Quindi in un certo senso c'è più decostruzione, più analisi della figura del supereroe in questo film che in un qualunque film del Marvel Cinematic Universe, dell'universo della DC e in generale di tutti i film supereroistici realizzati finora. Perché? Perché Glass e in generale questa trilogia non è tratta da un fumetto, cioè è il cinecomic senza opera d'origine. Si vede che Shyamalan voleva creare un proprio discorso sull'argomento cinecomic, e l'ha fatto a partire da qualcosa che prende sicuramente a mani basse spunto da tutto ciò che è fumetto e cinefumetto, ma lo fa a partire da un'idea originale, e io questo l'ho apprezzato grandemente. Però, ad esempio, c'è ancora Anya Taylor-Joy, la protagonista di Split, ok? Il suo ruolo qua è molto chiaro, legato a doppio filo
al personaggio dell'Orda, ovviamente, perché è da lì che viene lei, da Split. Però il problema è anche qui come hanno realizzato tutto questo, come hanno messo in scena questo legame. Non dico che sembra casuale, perché il motivo per cui esiste c'è, però secondo me le hanno dato troppo poco spazio in relazione al ruolo che effettivamente dovrebbe avere nella sfera di quel personaggio, e in generale non l'ho trovata particolarmente utile. Mi è sembrata ficcata forza solo perché era in Split e quindi bisognava farla cicciare fuori. Quindi no, non mi ha soddisfatto particolarmente. Ho capito l'intento, però avrei voluto che la sviluppassero in maniera completamente differente. Ma non l'avrei voluto perché io sono capriccioso e avrei voluto che la... No, semplicemente perché narrativamente il modo in cui lo utilizzano non funziona. Cioè funziona il pretesto di base, ma poi inserirla all'inizio e poi... in un secondo momento più avanti, così, in quel modo, non mi sembra assolutamente funzionale, ma proprio per niente. E ripeto, la parte finale è quella che mi ha creato più problemi. Perché? Perché mentre la parte centrale, in cui sono per l'appunto nella struttura dove, la vedete anche nel trailer, sono rinchiusi tre, per quanto sia lenta quella parte, io l'ho apprezzata perché per l'appunto vedi come reagisce a tutto questo l'Orda, come reagisce Dan, come reagisce Mr. Glass e che cosa si attiva nella mente di Mr. Glass. Ma la parte finale è riuscita a emozionarmi per i concetti che esprime, perché secondo me sono fantastici, e vira verso lidi che mai mi sarei aspettato, però allo stesso tempo è quella con le problematiche narrative più esagerate. Ci sono almeno 4-5 cose che non tornano nella sequenza finale. Poi, per l'amor del cielo, registicamente è realizzato benissimo, ci sono anche dei piani sequenza mozzafiato, ve l'ho detto, ci sono dei momenti in cui i personaggi vengono valorizzati particolarmente, ma proprio anche a partire dalla regia. Ci sono dei momenti nel film in cui la regia la fa da padrone, perché ad esempio mi è piaciuto un sacco l'interrogatorio che vediamo anche nel trailer, perché abbiamo diversi passaggi che ti mostrano la prospettiva dei personaggi che vengono interrogati dalla dottoressa. C'è questo ping pong che rende il dialogo estremamente emozionante. Anche lì però, per quanto io abbia apprezzato quello che Shyamalan voleva apprezzare, non potevo non farmi delle domande che mi portavano a trovare poco credibile la scena per come era messa in scena, capito? Quindi purtroppo non sono riuscito ad apprezzare il modo in cui certe cose vengono raggiunte. Cioè, bello l'intento, bellissima l'idea di prendermi a figura di supereroe in un momento in cui è così tanto entrato nell'immaginario collettivo, più ancora che nel passato, e di sezionarlo. Perché se ci pensate, alla fine in questo film abbiamo un eroe e due cattivi. Ma quello che il film vuole portarti a chiederti come spettatore è: sì, ma in realtà chi è cattivo e chi è buono per davvero? Non perché ci siano giochini alla Loki con personaggi che passano da una parte all'altra, no, perché semplicemente la cattiveria è relativa. L'abbiamo già visto in Split che l'Orda di base non è un personaggio cattivo. È un personaggio che ha sofferto, un personaggio molto complesso. C'è l'idea della bestia, che però è nata con uno scopo ben preciso. Anche la bestia non è propriamente cattiva, fa cose cattive, ma non segue l'idea di bene e male che hanno le persone normalmente. Anche Mr. Glass, sì, si comporta da cattivo, ma di fatto non mi sento di definirlo veramente cattivo, perché lui vuole dimostrare qualcosa. E pur di raggiungere questo suo scopo passa soprattutto tutti, quindi sì, anche lui fa cose cattive, ma non lo definirei cattivo in senso stretto, perché soprattutto per quanto riguarda i personaggi dei fumetti
soprattutto negli ultimi anni, l'idea di bene e male è molto sottile. Ad esempio, Magneto, io ho sempre fatto una fatica bestiale a considerarlo cattivo, perché di fatto non è un cattivo, non è un villain come possono essere quelli di Batman, che sono cattivi, punto. Magneto combatte per un bene superiore. Magneto è discriminato, è stato discriminato nella sua vita su più livelli, per cui quello che lui fa lo fa perché è convinto che sia l'unico modo per ottenere la pace per i mutanti. Quindi non lo puoi considerare veramente malvagio, per quanto faccia cose malvagie. E la stessa cosa è qui. Dan è un eroe, deve fermare i cattivi? Sì, siamo tutti d'accordo. Ma sono cattivi in senso stretto. Cioè lui deve fermare, cioè lui non si ferma a pensare no, forse non sono cattivi. No, lui dice sono un pericolo per le persone, quindi io devo fermarli. Per cui, di fatto, lui è l'eroe puro, è praticamente Superman, se vogliamo, anche se è molto più complicato, perché alcuni lo accomunerebbero a Batman. In realtà è una, secondo me si pone a metà strada tra i due percorsi, perché è un eroe puro che una volta che ha accettato in Unbreakable il suo eroismo lo applica senza troppi complimenti, ma ha una concezione un po' da vigilante, un po' la Batman, cioè lui cerca di non ammazzare, però deve punire. Ma allo stesso tempo ha i poteri, cioè allo stesso tempo comunque è capace di cose che un essere umano normale non saprebbe fare. E ci sono dei confronti in questo film che mi hanno sinceramente emozionato. Quindi tutta la prima parte ha un modo di porsi, una messa in scena che è completamente diversa rispetto a quella centrale, che è quella che vuole essere la più introspettiva, ma forse, come ho detto prima, costituisce uno stazionamento eccessivo della narrazione, salvo poi riprendere nella parte finale. Quindi ci sono questi tre tronconi in cui il film può essere suddiviso, e ognuno di questi tronconi ha un suo quid, ha un suo senso, e segue, diciamo, la parabola di sviluppo del protagonista medio in un film di supereroi, ma riveduta e corretta da Shyamalan. Cioè, la prima parte è l'eroe che ha una missione e che deve cercare di portare a termine, ma dall'altro canto abbiamo un villain che ha una missione e deve portare a termine, e un altro che però si vedrà più avanti, anche lui con un conto in sospeso. Nella parte centrale abbiamo lo sviluppo dei tre personaggi che devono, in un certo senso, trovare la propria dimensione, cercare di capire il loro posto nel mondo, e succede a ciascuno dei tre, tutti e tre i protagonisti nella parte centrale matureranno un percorso che li porterà a fare una scelta che viene sviluppata poi nella parte finale. In tutto questo abbiamo il personaggio della Paulson che cerca di instillare dei dubbi per portare la scienza a spiegare il perché queste persone siano effettivamente quello che sono. Per cui è un film molto psicologico, estremamente psicologico, con problemi enormi. Quindi a me è piaciuto, ma... E io sono dispiaciuto perché quel ma non avrei mai voluto mettercelo. Non ho mai creduto che potesse essere un film perfetto, però rispetto a uno Split, che pure qualche problema ce l'aveva, è nettamente inferiore, così come inferiore ad Unbreakable. Relativamente parlando è il peggiore dei tre. Nella carriera di Shyamalan non è uno dei migliori film, ma neanche uno dei peggiori. Si pone al centro tendendo verso l'alto, ma senza riuscire poi ad arrivarci. Per cui ho trovato notevoli anche le musiche che se notate sono quelle tipiche del thriller alla Shyamalan, ma con delle sonorità che cercano di ricordare quelle di alcuni cinecomic, soprattutto quelli Marvel, cercano di dare un senso epico ma inquietante. Per cui Shyamalan con questo suo film ha voluto concludere un discorso iniziato quasi 20 anni fa sull'eroismo, quando ancora i cinecomic non erano quello che sono oggi. Split è uscito in un periodo dove già i cinecomic anni fa andavano molto forte, però
non era un film che decostruiva la figura del super villain, perché lo scopriamo solo alla fine. E diciamo che molti pensano, ma però perché hanno dovuto mettere Bruce Willis, il film funzionava così com'era. Ma Shyamalan l'ha concepito fin dall'inizio come film che continuasse la storia di Unbreakable, e il fatto che alla fine ci sia Dan ti rende più credibile ciò che accade, perché se fosse stato così avremmo dovuto noi spettatori pensare che questa alla fine era una creatura sovrannaturale, e sarebbe stato forse un po' troppo da accettare. Ma con l'attivazione improvvisa del contesto, del mondo in cui ci sono persone con capacità particolari, tutto quello che abbiamo visto acquisisce un senso preciso. Come c'è l'uomo indistruttibile, abbiamo anche per l'appunto la bestia che si palesa in alcuni momenti nella mente del povero Kevin Wendelkram, per cui in quel senso ho apprezzato. Quindi il finale non mi è dispiaciuto, ma ci sono delle cose secondo me che andrebbero discusse, e lo farò a breve nella parte spoiler. Quindi fatemi sapere voi nel commento qui sotto che cosa ne pensate di questo Glass. La recensione è in anteprima, quindi probabilmente ancora molti di voi non l'avranno visto. Potete tornare nella parte spoiler in un secondo momento. Quando l'avrete visto, se volete parlare nello specifico, fatelo nel commento qui sotto, ma contrassegnando il vostro commento qui sulla spoiler, perché altrimenti non abbiamo finito la vista ed è parecchio atteso, quindi secondo me è giusto dare il tempo a tutti di vederlo. Quindi vi abbraccio, grazie per tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto bene, e adesso inizia la parte spoiler. Quindi se non avete visto il film, noi ci vediamo al prossimo vlog. Se invece l'avete visto e volete sapere la mia più nello specifico, gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1... Allora, innanzitutto, quello che succede nel manicomio presenta dei problemi incredibili. Va bene, hanno catturato Lorda, Dan, mentre invece Mr. Glass è lì da parecchio tempo, il buon Elijah Price. E sono ormai quasi 20 anni che è detenuto in quella struttura psichiatrica, fingendo di prendere i tranquillanti che gli prescrivono giorno dopo giorno. Ora, io posso capire che lui a un certo punto sia riuscito a trovare un modo, in virtù della sua mente straordinaria, per non farsi sedare, però è possibile che in tutto quel tempo non si siano accorti che questo non prendeva le medicine? Ora, non viene specificato effettivamente da quando lui abbia smesso di farsi sedare, per l'amor del cielo. Può essere che lo abbia fatto solo negli ultimi tempi, ma com'è possibile? Perché se è sempre sedato, o l'ha fatto all'inizio quando è stato internato, oppure non ha avuto più la possibilità di farlo. E poi, per quale cazzo di motivo non ci sono delle persone armate di mitra, ma tipo un centinaio in questo cazzo di ospedale psichiatrico? Il punto è, come ho detto prima, qualcuno potrebbe pensare, vabbè, ma stanno cercando di dimostrare che questi non sono chi dicono di essere, e quindi non pensano che ci sia bisogno di chissà quanta sorveglianza. Va bene, però Dan è bloccato con le pompe d'acqua, che è la sua debolezza, che lo affogano se prova a scappare. Lorda è tenuta sotto controllo da queste luci intermittenti che permettono lo switch improvviso delle personalità, debilitandolo, ok? E Mr. Glass, per appunto, è sedato, d'accordo, per cui sanno che sono pericolosi, hanno preso le loro misure di sicurezza, però non è abbastanza. Però uno può dire sì, però hanno preso quelle misure di sicurezza, siccome non pensano che siano supereroi, credono che siano sufficienti. A parte che per non sapere leggere e scrivere magari un po' di sorveglianza in più servirebbe, ma poi la rivelazione finale mi fa capire che allora la sorveglianza serviva, perché Sarah Paulson fa parte di una setta che da migliaia di anni si occupa di eliminare i supereroi che compaiono, comunque le persone con capacità particolari, perché non vogliono che ci siano dei tra gli uomini. E questo è un concetto bellissimo. I supereroi sono ispirati a persone che hanno capacità molto più misurate nel contesto del realistico,
e che per appunto vengono tenute sotto controllo da questa organizzazione che non vuole che ci siano persone che possano sottomettere altri in virtù di capacità straordinarie. Benissimo, d'accordo. Ma se quindi tu, dottoressa, rappresenti un'organizzazione che ha riconosciuto in queste tre persone delle capacità particolari, perché cazzo non hai ordinato una sorveglianza maggiore? Perché i rinforzi arrivano solo verso la fine? Se lei li avesse chiamati subito e avesse istituito dei posti di guardia intorno al perimetro, questi non sarebbero proprio usciti, oppure quando fossero usciti sarebbero stati bloccati immediatamente. E porca puttana. Poi, quando lei parla con loro cercando di convincerli che quello che sono capaci di fare è frutto di una convinzione profonda unita a coincidenze, a parte che è assurdo perché quando parla della bestia c'è Patricia che dice sì, ma come ha fatto loro a piegare le sbarre della gabbia dello zoo? Ne ha viste? Quelle sbarre erano vecchie, erano di ferro molto antico, ma io sono riuscito a piegarle incastrando una chiave inglese. È difficile, per l'amor del cielo, ma basta avere una forza un po' superiore alla media, ma comunque sempre nei limiti dell'umano, e si possono piegare. E allora gli hanno sparato con un fucile, come la vede questo? Erano cartucce molto vecchie, sì, senti, tutto insieme. Cioè, le sbarre e le cartucce vecchie, tutto assieme, cioè, già lì è assurdo. Ma poi quello che io non capisco è, Dan, ok? Quando si sente dire, tu credi di essere forte, credi che toccando le persone tu veda le cose, ma in realtà è il tuo cervello che ha visto, ad esempio, hai trovato l'orda perché l'hai toccato e hai visto la stanza con l'argilla rossa. Tu in realtà hai visto l'argilla che aveva sporcato i pantaloni e nella tua schizofrenia hai creduto di aver avuto una visione. Ok, tutto molto bello. Perché Dan non sfonda le catene, oppure non dice alla dottoressa mi dia un muro e vede che glielo sfondo? Cioè, siccome lui sa fare queste cose, ok, com'è possibile che a un certo punto addirittura arrivi a dubitare di se stesso? Cioè, lui sa quello che sa fare, lui è capace di a un certo punto sfonda una porta d'acciaio, lui sa di poter sfondare la porta d'acciaio. Quindi trovo assolutamente assurdo che nemmeno abbiano provato loro a dimostrare di non essere pazzi. Perché non ci hanno neanche provato? Non c'è un motivo specifico. Perché addirittura sia Dan che Lorda iniziano a dubitare delle proprie capacità. Ma com'è possibile? Questi sono 20 anni, Dan, che va in giro a fare il vigilante e a dimostrare di saper fare certe cose. E mo' arriva questa qui che lo rinchiude lì, senza neanche dargli modo di provare la sua forza, e fine. Ma perché? E poi, ancora, a un certo punto devono operare Mr. Glass perché lui è andato in giro per cercare di, insomma, come posso dire, di depistare la dottoressa, perché l'ha fatto mettere un sacco di telecamere per attivare quello che è il suo piano geniale alla fine, ma ci arriviamo tra poco. Devono fare questa sorta di lobotomia con questa macchina a laser. Lui ammazza l'infermiere che lo crede lobotomizzato. Perché? Perché in realtà aveva nella notte tolto un pezzo fondamentale per la macchina, ok? Che peraltro, se non erro, è lì in bella vista sul tavolino e nessuno se n'è accorto, va bene, nella stanza. Ma possibile che questi non si siano accorti che la lobotomia non ha funzionato? Cioè, Cristo, ma dovrà lasciare dei segni, sta cacciando. Come funziona questa macchina? Ok che Mr. Glass ha una mente straordinaria, ma lui che cazzo ne sa come funziona la macchina? Ma lì posso capire, ha una mente diabolica, intelligentissimo. Mettiamo che l'ha capito, come cazzo è possibile che questi non si siano resi conto che lui aveva tolto il pezzo? Cioè, la macchina funzionava lo stesso senza il pezzo, ma come? Cioè, io capisco che siamo in un contesto in cui ci sono i supereroi, però non è che questo significa che mi debba andare bene tutto. Siamo, lo ripeto, in un contesto pseudo-realistico. Un mondo identico al nostro in cui ci sono delle persone con capacità, ma il punto è che anche per la gente è assurdo che ci siano persone con capacità. Cioè, è il nostro mondo, è esattamente il nostro mondo, se all'improvviso si palesasse qualcuno con capacità particolari. Ok? Le reazioni dovrebbero essere quelle di persone normali che dicono, ma che cazzo è? Possibile che non si siano resi conto di sta minchia di macchia? Ok, va bene.
Poi Mr. Glass a un certo punto paventa questo piano di andare a far combattere la bestia con Dan, ok? All'inaugurazione di questo palazzo a Filadelfia, in modo che tutti possano vederlo in diretta. E l'ho trovato un piano incredibile, ero gasatissimo quando ho visto questa cosa, ero che dicevo, porca puttana troia! Va bene, d'accordo. Il problema però è questo, alla fine rimangono nel parcheggio dell'ospedale. Perché? Perché, allora, arriva, chiamano i rinforzi della polizia, tante cose, nessuno che si occupa di Mr. Glass che lì sulla carrozzina a ridersela, e viene per appunto ucciso dalla bestia stessa che lo frantuma, perché si viene a sapere una cosa che in realtà prima del film, con Matteo ne parlavamo, era già stata anticipata in Split. Si diceva che il padre di Kevin Van Wendercrumb se n'era andato prendendo un treno e che l'aveva lasciato in balia della violenza della madre. Ok. Il treno è quello su cui era Dan nel primo film, di cui è stato l'unico sopravvissuto all'incidente che l'ha coinvolto, e che, come sappiamo, in incidente era stato causato da Mr. Glass. Quindi è stato Mr. Glass a uccidere il padre di Kevin. E allora Mr. Glass dice, ma non capisci, io ho creato te e ho creato Dan. Io creo supereroi, io sono questo. Sono l'uomo che crea supereroi. Ok. Ti fa quasi pensare che Mr. Glass sapesse che il padre di Kevin fosse su quel treno. In realtà credo che poi sia solo una coincidenza fortuita, destino, mettiamola così. Va bene, ok. Il piano di Mr. Glass era quello di scaricare tutti i filmati in anticipo della sorveglianza, che avevano per appunto, lui sapeva che i due, la bestia e Dan, si sarebbero dati in battaglia nel parcheggio. Per uno con quello potrebbe dire, sì, ho capito, ma ti promettono lo sconto di fronte alle telecamere di tutto il mondo al palazzo, invece combattono in un parcheggio. È un po' deludente. In effetti un po' lo è. Però comunque lo scontro è molto realistico, per quanto si possa fare realismo in questo senso. Mi è piaciuto, l'ho trovato molto quasi neorealista, per usare un termine forte e provocatorio. Ok, il problema qual è? È che il vero piano di Mr. Glass è quello di diffondere in un secondo momento i filmati. Perché Mr. Glass muore per le ferite inferte dalla bestia. La bestia viene sparata in un momento in cui Anya Taylor-Joy la abbraccia e la fa tornare come Kevin, viene sparato dai cecchini e muore. Dan viene affogato come uno stronzo in una pozzanghera. E poco prima che lui muoia, arriva la dottoressa che mostra questo tatuaggio a forma di quadrifoglio, trifoglio, sono comunque di fiorellino, che dice, Dan, ti ho quasi convinto che eri pazzo? Toccami. Lui la tocca e si scopre che in realtà fa parte di questa organizzazione, bla bla bla, e quindi muore come uno stronzo. Muoiono tutti, io l'ho trovata molto romantica questa cosa, e finché finisce quello che muoiono, ma il loro mito continua perché il figlio, Anya Taylor-Joy, e la madre di Mr. Glass diffondono il video della sorveglianza e tutti li vedranno. Ora, trattandosi di un'organizzazione, penso anche politico-militare, non penso abbiano molti problemi a dire quelle immagini sono photoshoppate o comunque sono ritoccate, però effettivamente il piano ha senso perché di Dan come vigilante si parlava da 20 anni. Già in Split, quando parlano dell'Orda, fanno capire che c'è qualcosa di strano, che pare che sia una creatura bestiale sovrumana. Di Mr. Glass era già parlato in parecchio, tanto è vero che una persona in Split, una signora, dice un po' come quel tizio che aveva causato un incidente anni fa, come lo chiamavano, e si vede anche lì c'è l'uomo di vetro. Ecco, in questo senso diventa più credibile in questo mondo che questi siano veramente persone con capacità incredibili, perché già avevano fatto parlare di loro stesse, era solo la conferma. Quindi, secondo me, anche dicendo che era tutto photoshoppato, non avrebbero fatto così fesse le persone. Chi ci avrebbe creduto ci sarebbe stato, ok? Il problema è un altro. Non sarebbe stato meglio per Mr. Glass veramente avere come piano primario portarli al grattacielo a Filadelfia, in modo che lì non ci sarebbero stati dubbi che non le immagini non erano state ritoccate? Non sarebbe stato più semplice? Non sarebbe stato... non lo so, il fatto che loro tre muoiono mi piace, l'ho trovato bellissimo, conclude perfettamente il film, la trilogia, la storia,
perché non finisce bene. Gli eroi che vengono uccisi, gli eroi che non possono esistere, ma che poi esistono attraverso ciò che hanno lasciato. Cioè, mi piace l'idea che poi alla fine del mondo scopre che i personaggi, che i supereroi esistono. Però il punto sono tutte queste cose che vengono, che si possono dire nel frattempo, cioè, capito? Poi, la parte iniziale con Dan che spacca i culi e i coglioni, che va in giro a picchiare la gente per strada, con la bestia che ha rapito ancora delle ragazze, Dan che combatte contro lui, quindi il primo scontro con la bestia è fantastico, perché la bestia è sinceramente spaventata dall'idea che esista qualcuno capace di tenerle testa. Mi è piaciuta questa cosa. Poi hanno cercato di rendere Hedwig un po' più il comic relief, il bambino che vive nella mente di dell'Orda, è un po' il comic relief, è un po' troppo sopra le righe secondo me come personaggio. Anche i continui cambi di personalità in Split erano inquietanti, qui sono solo un po' ridicolini. Però McAvoy è stato bravissimo, soprattutto quando interpreta Patricia, pazzesco, perché il modo in cui passa da una personalità all'altra è talmente perfetto da farti quasi sospettare che veramente nella mente di James McAvoy ci siano altri personaggi. Davvero, è una cosa pazzesca. Lui è stato bravissimo in questo senso, però ci sono cose che proprio purtroppo non mi hanno minimamente convinto. Però, nonostante questo, ho trovato bello il finale, la parte centrale pur rallentata ha dei momenti che mi sono piaciuti, con loro che si mettono in dubbio, anche se è assurdo che si mettono in dubbio, però mi piace perché è comunque un'evoluzione psicologica. Sarah Paulson che cerca di, insomma, di spingere sul fargli credere che sono che siano pazzi. E poi c'è la questione di Anya Taylor-Joy, anche qui lei ha un legame con Kevin perché lei è riuscita a mandare in galera lo zio e l'ha fatto solo per quello che gli ha fatto la bestia, perché gli ha fatto capire che non poteva più rimanere lì a sostenere quei soprusi. Benissimo. Però il punto è che la vediamo all'inizio, però vediamo in un secondo momento quando arriva che questi iniziano a combattere e lei, cioè peraltro lei va da Kevin, lo calma e a causa del fatto che lei lo abbia calmato, Kevin viene ucciso, cioè capito? A quel punto sarebbe stato forse meglio far ammazzare i poliziotti, che poi poliziotti non erano, in modo che la setta, l'organizzazione segreta, non vincesse. Di fatto poi non vince, perché nella morale del film riescono lo stesso a dimostrare che i supereroi esistano, d'accordo. Però l'idea di un'organizzazione che non vuole che ci siano dei tra gli uomini e che quindi si ponga sopra la concezione di bene e male mi piace, perché in questo film non esistono i veri cattivi. Mr. Glass voleva dimostrare che i supereroi esistevano, lui voleva dimostrare un po' anche a se stesso che non aveva sprecato la sua vita dietro a qualcosa di finto e fittizio a causa della sua malattia. Lorda voleva dimostrare la sofferenza è un valore. Certo, sì, la bestia è mostruosa, per l'amor del cielo, però, capito, ha un suo obiettivo. Dan vuole semplicemente fermare il male, vuole la pace, vuole che le persone smettano di soffrire, l'opposto della bestia. E questa cosa l'ho trovata bellissima. Però, per appunto, tutte queste cose bellissime sono affogate in un brodo di incertezza e di illogicità che inficia parecchio la visione del film. Poi io non sono disgustato, anzi, penso che lo riguarderò più di una volta, perché comunque l'atmosfera che si respira è bella. Peccato per tutti questi, insomma, momenti privi di senso che un po' rovinano il film. Quindi questo è quello che pensavo di Glass. In maniera più specifica, se avete un commento qui sotto cosa ne pensate, perché voglio sapere la vostra opinione. Fate in modo di contestare questo commento che vi cito a spoiler se ne fate, così, come ho detto prima, non roviniamo i film anche con la vista. Vi abbraccio, grazie per seguire tanto, ma tanto, ma tanto bene. Noi ci vediamo al prossimo video.